Ore 6 e 28 in punto. La telecamera non mette neanche a fuoco perché è buio. Qui al Passo Sella c'è un monte di gente. Abbiamo questi quattro alpinisti professionisti. Il sole ancora non è spuntato. Ci sarebbe anche l'ovo all'8:30, ma ci sarebbe aspettare 2 ore. In vista del Demez, ore 7:05, c'è praticamente già arrivato. Davide è poco dietro e sta spuntando il sole. Abbiamo John, Frank che fa le foto e qui c'è tutta la piana per modo di dire, insomma siamo sopra le nuvole. E insomma, 50 minuti. John è qui, Frank un pochino sotto. Allora, sono le 8:02 e siamo in direzione Rifugio Vicenza. Siamo scesi dalla Forcella Sasso Lungo. Dopo una pausa meritatissima al rifugio Tony Demez, con sorpresa dei presenti che facevano colazione mentre noi eravamo saliti a piedi. Rifugio Vicenza, check. Qui ci separiamo, gli anzianotti vanno a fare la Schuster ferrata, mentre i giovanotti, che non se la sentono, vanno a fare la passeggiata intorno a Sassolungo. Ragazzi, ci siamo, eh? Sono le ore 9:01. C'è durata una fatica assurda. Quest'ultimo pezzo è tremendo. Ferrata Schuster Cavetto inizia qua. Ma sarà di sì, si spegne qui. Qui ci stava, è un bel cavetto. Vabbè, qui c'è tipo una scalinata che sale bene. Che figata, David, sparando tutto laggiù. Così alla volée. Si parte il cavè. Ti dia. Grazie a tutti.
Guarda. A metà Schuster, i nostri esperti scalatori alpinisti, al secondo tentativo, no, alla seconda ferrata. E insomma, forse siamo arrivati. Oh no, siamo arrivati lì. Wow. Oh, che botta di vita. Salendo un po' di nuvola.